Dicevo, passiamo la parola ad Andrea Mangiatordi, che oltre a essere l'organizzatore di questo webinar è anche una delle persone con le quali da più tempo riflettiamo su questi aspetti alla ricerca di soluzioni, come dire, inclusive e creative, mi viene da dire. Quindi sono molto curiosa di sentire quello che lui ha da condividere con noi e che penso che, come dire, ci mostri l'altro versante della presentazione di Simone Aliprandi. Quindi ti do la parola, Andrea, semmai riprendiamo il discorso al termine della tua presentazione. Grazie, molte grazie. Sarò molto breve, in realtà ho preparato poche slide con la citazione soprattutto di alcuni strumenti tecnologici, come ho scritto qui nel sottotitolo, per far valere i propri diritti. Ovvero, uno degli aspetti sui quali mi sono trovato più a riflettere con Simone quando originariamente abbiamo pensato a questo webinar era questo che avrebbe dovuto appunto essere un seminario dal vivo, ma è diventato un webinar. L'argomento che ci interessava di più in comune, cioè che ci trovava più ad avere dei punti in comune, era quello della trasformazione delle opere, no? L'argomento di cui lui ha appena parlato, citando la spinosa questione dei formati, e la mia presentazione partirà proprio da lì, ovvero dal vedere un po' come si può rendere più accessibile la lettura attraverso supporti digitali, utilizzando formati diversi, utilizzando strumenti che ci permettono di convertire da un formato all'altro i testi di cui disponiamo e di farlo nel modo migliore possibile, perché diciamo la conversione in sé per sé non è un problema, tutto ciò che è digitale e digitalizzato può essere in qualche modo convertito, questa non è una novità. Il problema è capire come convertire nella migliore modalità possibile. Ah, scusate, non vedete alcuna slide ancora perché devo cambiare l'impostazione di condivisione, avete ragione. Allora, scusate. Share my screen. Ok. A questo punto dovreste vedere le mie slide. Torno indietro rapidamente al titolo. Ecco questo, strumenti. Perfetto, bene. Strumenti digitali e soluzioni smart per far valere i propri diritti, è il sottotitolo a cui facevo riferimento prima. Poi ne approfitto per dire che le slide, sia mie che di Simone, saranno caricate, saranno messe online da qualche parte, vedremo poi dove. Per gli studenti Bicocca che sono collegati sicuramente dentro la nostra piattaforma e-learning e tutto ciò che sarà reso pubblico sarà reperibile in vari posti e penso che Simone sia l'esperto in questo caso di pubblicità dei materiali, visto che si occupa di divulgazione e di pubblicazione di contenuti open da molto tempo. Quindi con i contatti che ha dato lui prima sicuramente tutti quanti potrete risalire ai materiali di oggi. Detto questo, riprendo, c'era appunto questa prima slide con l'elenco delle cose che avrei detto, ma vado veloce. Formati accessibili, prima questione. Normalmente quando abbiamo a che fare con un testo, nel senso di un documento che dobbiamo leggere, a meno che si tratti di un documento sul quale stiamo lavorando o collaborando con qualcuno e quindi sarà in un formato tipo di documento di testo come può essere Word o un file Open Document come quelli prodotti da OpenOffice e LibreOffice. Dicevo, normalmente la maggior parte dei testi, soprattutto se pensiamo a libri digitali acquistati online o acquisiti tramite il prestito digitale, che è un servizio che ormai praticamente tutte le biblioteche offrono, soprattutto attraverso un portale nazionale che si chiama medialibrary.it e che più tardi ho citato nella slide, appunto. Dicevo, molto spesso il PDF è considerato il formato principale attraverso il quale si può diffondere un'opera letteraria, quindi un libro nella sua versione digitale
è ciò da cui passa poi la stampa, quindi è quello che sappiamo che per esempio un editore, visto che parlavamo di editori poco fa, un editore ha sicuramente rispetto a un documento che può essere, che è destinato poi alla stampa. Quindi quando prima si diceva, nella citazione di Carlo Azzurdas, dove si diceva che per un editore dovrebbe essere semplice ed economico produrre una versione digitale di un testo, beh, se la produce in PDF, no, 99 volte su 100 probabilmente ce l'ha già e non deve nemmeno produrla, deve solo decidere come diffonderla. Scusate, ho un problema con la slide, non va avanti. Ok, allora ci sono alcuni ovvi vantaggi nell'uso del PDF. I più ovvi sono il fatto che sia totalmente compatibile con qualunque dispositivo sul quale lo possiamo visualizzare. Questo si chiama tecnicamente consistenza, cioè mi posso aspettare esattamente lo stesso risultato indipendentemente dal dispositivo. Questo ha reso molto popolare, molto comodo il PDF, perché sono sicuro che quella cosa che magari è stata impaginata con criterio o altro possa arrivare a chiunque, in qualunque posto nel mondo, con qualunque dotazione tecnologica, esattamente identica a se stessa. Ma ci sono, in più ci sono anche delle interessanti funzionalità legate all'accessibilità. Serve un po' più di perizia, un po' più di attenzione rispetto a quando si genera un PDF normalmente, per esempio a partire da un documento di Word o altro, ma è possibile incorporare in un PDF per esempio dei testi alternativi per le immagini, oppure delle etichette, dei tag, che indicano per esempio alla persona che utilizza uno screen reader, quindi lo strumento utilizzato da chi è privo del senso della vista, per leggere quel file, per leggere quel contenuto testuale, di orientarsi dentro al contenuto stesso, quindi comunicando al programma e in seconda battuta all'utente la struttura del documento, secondo la logica voluta dal suo autore. Scusate, sto avendo altri problemi. Ok, niente, va un po' a scatto. Quindi vi chiedo scusa, devo tornare indietro perché... Scusate, ma c'è questo crocchio sperimentale con i sottotitoli che è meraviglioso dal punto di vista del risultato finale, ma genera qualche altro piccolo problema. Ci sono anche notevoli svantaggi nell'uso del PDF. Chiunque abbia provato almeno una volta ad aprire un file PDF, a selezionare del testo, per esempio, per utilizzarci sopra un sistema di sintesi vocale, strumento molto usato per supportare la lettura, soprattutto per persone con dislessia, quindi per permettere a chi ha un problema di decodifica del testo da un punto di vista visuale, di poter passare ad un altro canale, quindi già operare una trasformazione, come dicevamo prima, sul piano audio. Ecco, selezionare testo da un PDF può non essere la cosa più semplice del mondo, ma al di là dell'uso specifico con una tecnologia assistiva, banalmente se ho un PDF che è per esempio impaginato su due colonne, copiare e incollare del testo da una di queste due colonne per portarlo in un altro documento può essere un'operazione abbastanza complicata. Vado alla slide successiva che però... mi sta dando quel... ok, no, c'è solo in ritardo. C'è un problema antipatico, quindi layout, quindi impaginazioni complesse con delle interruzioni di riga, soprattutto mi riferisco a quando per effetto della sillabazione di un documento, quindi del fatto che una parola viene spezzata a metà alla fine di una riga e un pezzo della parola continua nella riga successiva, si possono produrre delle situazioni molto scomode che sono amplificate per chi utilizza una tecnologia assistiva. Per esempio, di nuovo, se copio e incollo del testo da un file PDF, mi posso trovare nella situazione in cui il testo copiato e incollato da un'altra parte va a capo in modo strano,
delle parole spezzate con dei trattini nel mezzo, eccetera, eccetera. E fra poco ho un'immagine che fa vedere nello specifico a cosa mi riferisco. Inoltre, se avete mai provato ad aprire un PDF scritto piccolino su uno smartphone, per esempio, l'effetto che avrete ottenuto sarà stato più o meno questo. Per zoomare sul testo, per leggerlo meglio, avrete dovuto usare le due dita per allargare la visualizzazione e magari scorrere lateralmente tra le righe per poter capire meglio, cioè per poter continuare a leggere quando arrivavate in fondo alle piccole righe disponibili su un cellulare. Un'alternativa interessante, io lo dico spesso nei corsi, quindi tutti coloro che sono in questo momento spettatori hanno seguito almeno uno dei miei insegnamenti, già ne hanno sentito parlare, ma ed è anche un formato abbastanza famoso, anche se non del tutto, il formato EPUB. È uno standard open, aperto, un formato di file di cui sono note tutte le specifiche che chiunque può utilizzare per produrre, per diffondere i propri contenuti, come diciamo formato di diffusione, e lui applica quello che si chiama tecnicamente il reflow del testo. Quindi vedete nelle slide, per chi può vedere le slide che sto proiettando in questo momento, se aumento la dimensione del carattere, il testo si ridispone per stare armoniosamente dentro la pagina, dentro i margini che gli sono stati assegnati, e non c'è rischio, diciamo, di dover impazzire nello spostarsi da un lato all'altro dello schermo per poter vedere che cosa succede. In più, a differenza del PDF, è molto facile con il formato EPUB e con i vari software o strumenti hardware, perché ci sono anche dei dispositivi dedicati per leggere i file in formato EPUB, è possibile scegliere che tipo di font, quindi di tipo di carattere utilizzare, e quale schema di colori applicare. Lo schema di colore è molto molto importante dal punto di vista del comfort, ma su questo ritorno tra poco. In più, l'EPUB ha anche la possibilità di conservare il layout fisso, quindi il vantaggio che era del PDF di essere potenzialmente leggibile, anzi sicuramente leggibile allo stesso modo su diversi dispositivi, in realtà ce l'ha anche l'EPUB, anche se è meno noto e diciamo meno interessante da questo punto di vista, perché c'è tutto il resto. E prima cosa interessante, qui ho sbagliato il numero nella slide, la seconda, 2 di 2, che l'ho sottotitolata "A mali estremi, estremi rimedi", ovvero a volte anche se il PDF ha delle opzioni di accessibilità, anche se ci sono dei formati migliori, anche se, quello che ho è quello che ho, cioè può essere che io acquisti un libro o che se ho un disturbo specifico di apprendimento io richieda un testo a un editore che magari me lo manda, ma me lo manda in un formato PDF dove il contenuto testuale non è nemmeno selezionabile e quindi copiabile o ingrandibile in modo conveniente, perché è stato realizzato male, tipicamente perché è stato realizzato attraverso l'uso di un formato di immagini. Ovvero, può essere che il PDF sia semplicemente o la scansione di un documento cartaceo, come la slide che Simone ha proposto all'inizio volutamente in modo provocatorio, e che non va lontano dalla realtà, cioè se ne vedono parecchie di cose del genere nelle presentazioni anche dei convegni, e secondariamente, diciamo, questi file, oltre ad essere più pesanti se sono dei PDF con dentro delle immagini e richiedere maggiore tempo per lo scaricamento, eccetera, eccetera, sono anche molto inaccessibili. Se ho solo questi, cosa posso fare? Questa è un po' la domanda a cui voglio rispondere nella parte centrale della presentazione. Posso convertirli e posso farlo usando strumenti diversi. Allora, facciamo un primo caso semplice e che chiunque di voi può fare oggi sul proprio computer semplicemente scaricando Calibre, che è un software open source di cui qui sulla sinistra vedete l'icona, tra un attimo apparirà anche del testo a fianco. E Calibre permette di trasformare un file da un formato a un altro. Non è in grado di per sé
di fare una trasposizione da immagine a testo, ma per quello esistono diversi strumenti online, di cui uno darò indicazione di un altro tra poco. Ma partiamo dal caso, diciamo, più semplice, cioè di avere un file in formato PDF che di per sé è leggibile ma non è ottimale. O in realtà un file in qualunque formato, perché purché sia un formato testuale, Calibre bene o male lo maneggia. Allora, qui vi ho riportato due piccole immagini che mostrano dei dettagli della schermata di questo software. Lui è in grado, dicevo, di convertire libri. Di base Calibre serve a una cosa, ovvero a tenermi insieme in un unico database, in un unico posto, che non sia una semplice cartella, e quindi in un modo teoricamente un po' più comodo, potete intravedere qui nella slide sulla sinistra dell'immagine che ho messo, permette per esempio una catalogazione dei libri di cui dispongo per autore, per lingua, per serie, per formati, eccetera. Ma soprattutto permette di fare due cose. Allora, la catalogazione, l'archiviazione, da un lato, e la comunicazione con un dispositivo di lettura. Cioè, se collego al mio computer, quando ho Calibre acceso, un dispositivo dedicato alla lettura, come può essere Kobo, oppure può essere uno dei vari lettori delle varie case editrici, adesso non voglio fare troppi nomi di aziende, Kindle di Amazon in realtà è un discorso a parte perché ha il suo sistema di sincronizzazione, però diciamo per la maggior parte dispositivi di lettura, degli ebook reader, lui è in grado di comunicare con il dispositivo e caricare i libri dal computer in modo molto agile. C'è un pulsante che ho evidenziato nella slide, vedrete l'evidenziazione tra un attimo, che permette di attivare la conversione dei libri. Eccolo. La conversione dei libri mi permette di aprire una finestra, che è quella che vedete poi sulla destra, dove posso decidere varie opzioni, soprattutto vedete lì sopra c'è formato di input, non si vede in questo ritaglio che ho fatto, disgraziatamente, c'è il formato di output, quindi posso decidere di partire da un file in formato PDF e portarlo verso decine di altri formati di file, a seconda di cos'è quello che mi serve. Quello che è importante è quella scheda che ho scoperto anch'io dopo molto tempo, perché non è proprio evidente, di elaborazione euristica. Cosa vorrà dire? Se la abilito, di default è disabilitata, riesce ad applicare tutta una serie di accorgimenti al testo. Quindi, se normalmente, adesso nella slide successiva vi ho preparato due immagini che dovrebbero chiarificare ulteriormente la questione. Ma ho sempre un problemino di ritardo, eccoli. Allora, vedete sulla sinistra c'è un file PDF con un testo che ho scritto apposta per generare questo file, ovviamente qui è un'immagine del file, ma rende l'idea. Quindi sulla sinistra ho il file che, avendo attivo il sistema di sillabazione che dicevo prima, quindi cercando di far stare nella riga più caratteri possibili, spezza alcune parole. Questo sui libri succede praticamente sempre, o sugli articoli scientifici, su un sacco di documenti che possiamo reperire online in PDF o attraverso altri canali. Nella versione a destra vedete che la parola documento, che di là era spezzata, è stata riunificata. Sembra una stupidaggine, ma questo vuol dire una lettura molto più fluida. Se per esempio io sono un utente di una sintesi vocale e ho bisogno di leggere questo testo usando le orecchie e non usando gli occhi. Con gli occhi al trattino posso non far caso. Ma voi magari direte, come mai c'è documento, è stato riconosciuto, ma incollato poche righe sopra, è rimasto con il trattino? Perché questo sistema euristico, che cosa fa? Cerca di capire se quei trattini sono importanti guardando le altre parole del documento. Se appare una parola che è simile ma senza trattino, assume che si possa mettere insieme. Sembra una piccolezza, ma questo veramente cambia drasticamente la modalità con cui poi diventa leggibile un testo, perché per esempio vengono riunificati i paragrafi e non devo leggere ogni riga del documento di sinistra come se fosse una riga con un'andata a capo alla fine, che è la situazione normale che ho quando copio il testo di un PDF e lo incollo da un'altra parte,
oppure quando faccio la conversione attraverso Calibre senza attivare questa opzione del riconoscimento euristico. Vado avanti e chiedo scusa proprio. Ok, sono andato avanti troppo. Benissimo. E qui viene il pezzo forte della presentazione di oggi, quello che penso farà felici molti di voi, soprattutto se avete a che fare, se siete voi stessi o avete a che fare con persone con disabilità o con DSA che hanno frequentemente dei problemi nel convertire o nel rendere accessibili i loro i documenti in generale, in qualunque modo li acquisiscano. Si tratta di RoboBraille, ho messo il link al sito, poi appunto le slide saranno rese accessibili a breve. RoboBraille.org è un sito, è un'applicazione web che permette di caricare un documento, dietro c'è una fondazione che non ha scopo di lucro ma che si mantiene o con delle donazioni o attraverso il fatto che offre questo stesso identico servizio a istituzioni come università, musei e cose di questo tipo dietro pagamento di una quota annuale di abbonamento. Ma dicevo, RoboBraille che cosa permette di fare? Io carico su questo sito un documento che voglio convertire, lui guarda che tipo di documento è e mi offre delle opzioni di conversione. Specifico un indirizzo email e mi spedirà a quell'indirizzo email in un tempo variabile, dai pochi minuti a varie ore, a seconda del tipo di documento che ho caricato, delle sue dimensioni e della complessità dell'operazione di conversione. Lui applica praticamente diverse tecniche, una è quella che ho mostrato prima di Calibre, altre sono basate addirittura sull'uso di intelligenza artificiale, cose di questo tipo, insomma riesce a produrre una quantità veramente enorme di formati, tutti orientati all'accessibilità, tra i quali particolarmente interessante può essere per chi ha un disturbo come la dislessia, la conversione in formato EPUB di nuovo, come dicevo prima. Allora, qui ho riportato alcuni esempi. C'è la possibilità di ottimizzare un testo per la stampa in Braille, selezionando in quale lingua, perché il Braille ha diverse varianti. C'è la possibilità di convertire un testo anche se direttamente inserito, non serve che si tratti di un documento vero e proprio. Posso inserire un testo in questa pagina di RoboBraille, e lui me lo rimanderà per mail in formato MP3 o in altri formati audio anche più aperti. Può creare un ebook a partire da quel testo, anche utilizzando una cosa esotica che sono i media overlay. Di che cosa si tratta? Anche qui mi scusino i miei studenti all'ascolto, è una cosa che ho già detto almeno in uno dei miei corsi, ma ripetita iuvant. I media overlay permettono di avere dell'audio sincronizzato con il testo. Cosa significa? Se immaginate di avere un romanzo, non so, Pinocchio di Collodi, e di averne la versione digitale come testo e di averne l'audiolibro magari letto da un attore, immaginate ora di averli insieme, cioè ho un libro dove ogni singola frase è associata alla stessa frase pronunciata dall'attore. Io posso ascoltarlo mentre sullo schermo fluisce il testo e viene evidenziata di volta in volta la frase che sto ascoltando. Ecco, questo è più o meno quello che, anzi esattamente quello che succede con i cosiddetti audio ebook. L'esempio di Pinocchio, non l'ho fatto a caso, è uno dei titoli che si potevano, forse si possono ancora trovare, si potevano trovare fino a molto tempo fa su medialibrary.it, poi lì a volte alcune opere appaiono o scompaiono a seconda delle licenze. Oppure su quest'altro sito che ho segnalato qui dentro, readbeyond.it, fantastico sito, peraltro fatto da un italiano a dispetto del nome in inglese, dove trovate un sacco di libri sui quali, che sono di pubblico dominio e sui quali è stata operata questa modalità di trasformazione, per cui ci sono varie opere, adesso non ricordo tutti gli autori presenti, mi pare varie cose di Pirandello, per esempio, di diciamo, buona parte della Divina Commedia e tante opere in lingua inglese, Shakespeare, insomma, opere sulle quali non permane il diritto d'autore, in base alle cose che ci ha spiegato Simone prima,
e che sono disponibili in questo formato. Su Read Beyond si possono leggere e fruire direttamente online, altrimenti ho cercato un po' per oggi quale fosse l'applicazione più conveniente per usare questi tipi di libri e che sono producibili usando RoboBraille, poi torno un attimo anche a quello. La più conveniente sembra essere al momento questa bookfusion.com, che è una piattaforma che permette la lettura online o su un'app dedicata su un dispositivo mobile di libri in modalità sincrona, diciamo, che sincronizzano il testo scritto con l'audio, che può essere audio di un audiolibro, quindi di un attore, oppure può essere un audio generato automaticamente da una sintesi vocale ma incorporato nel libro in modo tale che lo posso leggere su qualunque dispositivo supporti questo formato senza bisogno di dotarmi di un software di sintesi vocale che in alcuni casi può essere anche piuttosto costoso. Ora vado rapidamente verso la conclusione perché credo di essere andato piuttosto lungo, complice anche questo malfunzionamento delle slide. Giusto due cose dalla ricerca. Sui dispositivi, non sto a fare una panoramica dei dispositivi che esistono per leggere perché basta aprire un sito di uno dei vari, delle varie catene che vendono elettronica e se ne trovano a bizzeffe. In più, qualunque smartphone e qualunque tablet, oltre a qualunque computer, ormai permette di leggere libri digitali. C'è un interessante studio del 2012, quindi ormai piuttosto datato, ma che poi è stato riconfermato, che ha dimostrato che non ci sono in realtà significative differenze tra l'inchiostro elettronico, cioè quella tecnologia che sta nei lettori ebook, quelli fatti apposta per leggere dei libri, e che però hanno tutta una serie di altri vantaggi, se non quello del minore affaticamento, che era l'obiettivo di questo studio. C'è il tema della grande portabilità, un piccolo dispositivo che mi permette di immagazzinare decine, centinaia, migliaia di libri in alcuni casi. Dicevo che non stanca meno in realtà di uno schermo LCD, uno schermo OLED, come quelli insomma degli smartphone e dei tablet, e addirittura c'è un altro studio che nello stesso anno ha dimostrato che in alcune condizioni è meglio leggere da un tablet da un punto di vista di sforzo visivo, di affaticamento, rispetto a leggere da un dispositivo dedicato di quelli che appunto sono inchiostro elettronico e quindi mimano l'aspetto della carta. Quasi tutti gli studi, anche i più recenti, anche quelli fatti l'anno scorso, dicono che è una questione per lo più di preferenze personali, cioè ci saranno lettori più a loro agio nel leggere su carta, ammesso che possano farlo, lettori più a loro agio sull'inchiostro elettronico, lettori più a loro agio sul tablet. C'è un problema grosso che in ambito pedagogico non possiamo ignorare, quello delle distrazioni. Un tablet è potenzialmente una miniera di distrazioni, è potenzialmente uno strumento che mi porta fuori dal seminato in un attimo, e se la lettura che devo fare non è per me super interessante, sono molto più esposto al rischio di distrarmi, appunto, di fare altro con quel dispositivo. Vado rapidamente in chiusura, ho ancora soltanto un paio di slide, quando decideranno di transitare. Ok, bene. Allora, c'è un'altra cosa che si può fare per ridurre la fatica, questo vale per soprattutto per i computer, per chi deve leggere testo da un computer. In questo momento mi sembrava interessante da dire, vista la situazione che stiamo vivendo, dove in tanti stiamo al computer molto a lungo, che sia per leggere o che sia per partecipare a videoconferenze, seguire dei webinar come sta succedendo in questo momento, eccetera. Questa applicazione FLux, che trovate al sito justgetflux.com, è molto interessante perché, e nel sito è spiegato molto bene, agisce su una dimensione, diciamo, biologica coinvolta con la lettura e con i processi di attenzione, che è la percezione della luce. Ovvero, quando noi stiamo davanti allo schermo del nostro computer, vediamo per ore e ore e ore una sorgente, guardiamo direttamente una sorgente di luce che è sempre uguale a se stessa, indipendentemente dall'ora.
tant'è che se stiamo in una stanza che non ha finestra sull'esterno, ha solo luce artificiale, guardiamo il computer tutto il giorno, è facile che perdiamo il senso di che ore sono, del sapere in che punto della giornata ci troviamo. E in che modo FLUX riduce il rischio di affaticamento? Togliendo gradualmente, in base all'ora della giornata, parte della radiazione blu dello schermo. La radiazione blu è quella che dice al nostro organismo che è giorno e che dobbiamo stare svegli, dobbiamo essere pimpanti per affrontare le sfide della giornata. Togliendo questa radiazione, il nostro organismo percepisce, anche se non sta guardando il sole per davvero, che sta cambiando qualcosa nella luce ambientale, quindi si predispone alle sue routine serali. Ecco, questo è consigliato in particolare per chi ha problemi soprattutto a prendere sonno, soprattutto se tende a stare al computer o davanti a uno schermo fino a notte. È stato introdotto un meccanismo del genere in molti dispositivi ormai di livello consumer, come possono essere gli iPhone, gli iPad o vari dispositivi Android di fascia medio-alta, ma non è ancora una costante in tutti i sistemi. Ecco, sul vostro computer, che probabilmente ormai è una costante della vostra vita, potete usare questa applicazione che è open source per ottenere questo effetto. Aiuta, affatica meno, non è una conversione, sono andato forse un po' fuori dal tema della conversione, eccetera, ma era tutto questo per dire come abbiamo bisogno di una cultura, di sviluppare una forma di cultura dell'accessibilità della lettura, che va oltre il questo mi viene dato, questo leggo, ma che vuol dire appunto saper fare il più possibile con i dispositivi che abbiamo per capire quanto con questi dispositivi possiamo migliorare la nostra capacità, la nostra performance e la nostra resistenza davanti allo sforzo prolungato che la lettura richiede. Con questo ho finito, non mi dilungo oltre, adesso penso possiamo aprire davvero la discussione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea. Grazie Andrea per tutti questi suggerimenti su processi anche di autoregolazione, di autodeterminazione nella nostra relazione con la lettura e con la lettura attraverso dispositivi. Fa tutto parte di una competenza, diciamo, e del diritto alla lettura, vale a dire del trovare modalità e sistemi di fruizione dello stimolo rappresentato dalla lettura, in cui anziché essere governati dallo strumento, possiamo noi provare a governare lo strumento.